Si è svolta ieri mattina la giornata di educazione ambientale con la pulizia della meravigliosa spiaggia di Cala del Cefalo a Marina di Camerota, nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L'evento ha visto la partecipazione di oltre 150 ragazzi dell'Istituto Croce Aleramo di Roma, ospiti a Marina di Camerota, della delegazione della FIB locale SD Cilento a Vela e la presenza delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative in Italia, ovvero Legambiente, WWF Italia, il Comune di Camerota, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la Consac Gestioni Idriche S.P.A., la FIBA Confesercenti, la Comunità Montana Lambro e Mingardo ed il Corpo delle Capitanerie di Porto, oltre che decine di operatori balneari e volontari della società civile. Siamo convintamente al fianco di queste iniziative, dichiara il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Tommaso Pellegrino. La nostra è un'azione di sostegno, di coordinamento, ma anche di verifica delle corrette gestioni territoriali, frutto di dialogo e concertazione nel rispetto del patrimonio ambientale circostante e tese alla valorizzazione anche turistica dei nostri meravigliosi territori. Siamo qui a Cala del Cefalo, in uno dei luoghi più belli del Parco Nazionale del Cilento Vallone degli Alburni, e come avete visto tante inciviltà. Questo che vedete è il frutto dell'inciviltà che purtroppo ancora c'è anche nei nostri territori. Io esprimo veramente la mia più profonda gratitudine ai tantissimi ragazzi volontari oggi che hanno ripulito la nostra spiaggia. Un grazie va a Confesercenti, col suo presidente Raffaele Esposito, a dimostrazione del fatto che noi abbiamo un tessuto produttivo che oggi ha capito l'importanza di preservare i nostri luoghi, e dal mantenere puliti i nostri luoghi ci possono essere delle opportunità per i giovani e per gli imprenditori per andare verso quel turismo di qualità che noi vogliamo. Un grazie va a WWF e Legambiente che oggi insieme hanno ripulito le nostre spiagge. Un grazie alla Capitaneria di Porto, sempre presente, attenta e vigile nell'azione di controllo e di monitoraggio del territorio. Beh, veramente oggi è una giornata molto bella per il Parco Nazionale del Cilento, Vallone degli Alburni, molto bella contro quella inciviltà che purtroppo ancora c'è, ma noi siamo più forti di coloro che pensano di distruggere un territorio meraviglioso come il nostro, distruggendolo con la superficialità, con l'arroganza, con l'ignoranza e soprattutto anche, devo dire, con quel modo di vivere che è un modo di vivere sbagliato. Oggi dobbiamo essere un po' più attenti ai nostri comportamenti e dare dei segnali, soprattutto ai nostri figli diversi, essere più sensibili ai temi dell'educazione ambientale. È una giornata contro quella inciviltà che ancora è presente e noi ci auguriamo di poter sempre di più emarginare.